Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: nuova protesta dei telespettatori e a scatenarla, come al solito, è stato il gioco Reazione a Catena, carico di brillanti appassionati sempre pronti a commentare l'andamento del quiz e le risposte dei concorrenti e campioni in gara. Marco Liorni ha posto dei quesiti fatali. Vincita stravolta per i gessetti e tutti a criticare. Una tempesta di critiche si è abbattuta con violenza contro il telequiz di Rai 1, condotto da Marco Liorni dal 2019, il momento peggiore per gli spettatori di Reazione a Catena, però soprattutto per i concorrenti dal nome di Squadra e Gessetti, è stato all'ultima catena. Una disdetta per Edoardo, Lorenzo e Riccardo. Reazione a Catena, scoppia la protesta del pubblico. Su Twitter il pubblico ancora non sta riuscendo a darsi pace su quanto accaduto durante l'ultima puntata di Reazione a Catena. Una vera e propria protesta ancora in atto tra gli utenti appassionati del format che ogni volta si consultano a proposito degli esiti di ogni gara proposta dallo storico programma televisivo. Questa volta il fastidio ha preso il sopravvento tra gli spettatori e figuriamoci per la squadra dei gessetti. Edoardo, Lorenzo e Riccardo erano per l'appunto giunti alla slot l'ultima catena con la bellezza di 99.000 euro, un possibile montepremi da sogno, non c'è che dire. Un sogno infranto nel giro di qualche istante a causa di due quesiti che non hanno trovato la giusta riposta. Ecco il trio ridotto con 6.118 euro. Perdere è normale, però a far infuriare sono state due tra le parole scelte dagli autori: imboccare, B e ciucco, loro hanno riposto bambino ma era bebè. Un tranello secondo parte del pubblico, che sui social dicono chiaramente che non è giusto. Poi ciuccio, A e bue, hanno risposto asino, era asinello. Li hanno fatti perdere, rapinati, autori best D, cattivi, tutto apposta, i fan del programma. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.